Carissimi amici, fratelli e sorelle, siamo alla domenica di Pentecoste. Pentecoste insieme con la Pasqua è per noi cristiani il giorno, la domenica più grande. Se non ci fosse stata la Pentecoste, anche il Cristo della risurrezione sarebbe rimasto l'esperienza di un piccolo gruppo un frammento piccolo di storia. La Pentecoste non è soltanto una festa, è un evento, ogni Pentecoste è un evento, qualcosa che capita, che avviene, che trasforma e questa Pentecoste che ricordiamo oggi, la Pentecoste, è come al termine di una storia dentro alla quale incontreremo anche le pagine di oggi, della liturgia. La prima lettura è la pagina di Vangelo. È una storia, la Pentecoste, tra lo Spirito del Signore e il mondo, e il nostro mondo e noi uomini. Vediamola un po' questa storia dello Spirito del Signore, dello Spirito Santo. La parola Spirito, in ebraico è ruach, vuol dire il respiro di Dio. Attraversa tutta la Bibbia, dalla Genesi agli Atti, all'Apocalisse: il soffio di Dio sulle acque, il libro della Genesi, la pioggia che feconda la terra, in Ezechiele, in Isaia, l'energia che trasforma il cuore di pietra, Ezechiele, la brezza di Elia, il fuoco, il vento. È Gesù stesso che usa questa immagine nel colloquio notturno con Nicodemo, quando voleva dirgli cose impegnative e profonde. Non lo vedi, ma è come il vento, non sai da dove viene, dove va, ma soffia e lo senti, lo spirito. E sulla ragazza di Nazareth, Maria scenderà su di te, ti coprirà con la sua ombra. E quando arriva lo Spirito, nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, cadono sempre le barriere, si spalancano le porte, crollano i muri, si capiscono le lingue. Ma bisogna arrivare a Gesù nell'ultima cena. E Giovanni l'Evangelista che ce la racconta. C'era ancora tutto da passare da quella tavola dell'ultima cena. Il Getsemani, la Via Crucis, il Calvario, il sepolcro della sepoltura, il sepolcro vuoto e luminoso della Pasqua. Ancora tutto doveva avvenire. Ma Gesù, guardando i volti di quei dodici che mangiavano con lui, vede lontano e li vede già nella missione impegnativa, sproporzionata alle loro forze nell'annuncio al mondo intero. Pensa già alla loro missione e si sente che ha quasi una preoccupazione dentro di sé pensando a questo loro futuro. E allora dice più volte quella sera, non abbiate timore. Non vi lascio orfani, non vi lascio soli. Il Padre vi manderà uno che, ecco la parola, uno che sarà il vostro paraclito, il vostro difensore, il vostro consolatore. Uno che. Allora lo Spirito è una persona come lo è il Padre, come lo è il Figlio. Ed ecco la pagina di Vangelo della liturgia di oggi. Vi leggo qualche riga, eh, è sempre Giovanni e il suo racconto all'ultima cena, il discorso di Gesù sul futuro degli apostoli e anche il futuro nostro. Disse Gesù ai Suoi discepoli: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora con voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Ma tra la cena di quel giovedì, la promessa dello Spirito Santo e la loro missione futura in mezzo al mondo, c'è bisogno di qualcosa di importante, ci vuole la Pentecoste. Perché non era bastato l'incontro con il risorto, con Gesù risorto, era rimasta la paura, la confusione, il dubbio sul futuro, l'incertezza. Eh, tornavano a rifugiarsi a pescare nel lago di Galilea oppure quando erano a Gerusalemme... Erano sempre chiusi dentro, confusi ancora nel cuore. Ecco allora quel giorno grande delle Pentecoste. E siamo alla prima lettura di oggi, Atti degli Apostoli, capitolo secondo. Io ve la affido, ma la sentirete proclamare nella liturgia di questo giorno. Cominciava così. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti riuniti nello stesso luogo. Il giorno della Pentecoste era una festa ebraica, una grande festa. Veniva gente da ogni parte, da ogni regione, da ogni nazione, a celebrare questa grande festa. E quella sera, al compiersi di quel giorno, la piazza era piena di gente, dicono gli atti degli Apostoli. I dodici dentro, il tuono, il vento, il fuoco, si spalancano le porte e Pietro esce in piazza. Gente di Gerusalemme, voi l'avete conosciuto per le vostre strade, l'avete messo in croce. Dio l'ha risuscitato e noi siamo testimoni. È il primo annuncio e l'annuncio non si fermerà più da quel giorno di Pentecoste. Siamo nati in quel giorno di Pentecoste noi Chiesa del Signore. E allora che cosa ci porteremo a casa nel cuore, nella vita, da questo incontro con la parola del Signore oggi? questa celebrazione di Pentecoste vi propongo un paio di cose proprio prese dal Vangelo di oggi, dall'ultima parte del Vangelo di oggi, quello che leggeremo nella celebrazione che abbiamo letto. La prima cosa, Gesù dice lo Spirito Santo vi farà capire ogni cosa, quante cose noi, Chiesa del Signore, nel nostro tempo così complesso, abbiamo bisogno di capire, per riuscire ad essere con il Vangelo in mano, luce, sale, lievito del mondo. Abbiamo bisogno di capire con umiltà, con pacatezza, ogni giorno, come parlare del Vangelo al mondo di oggi. Lo preghiamo, lo Spirito Santo, per questo. E un'altra cosa, Gesù dice ancora, lo Spirito Santo vi ricorderà ogni cosa. Nei momenti difficili della vita, quando si fa buio, non si capisce più, come alle tre di quel pomeriggio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora una risorsa forte della fede è fare memoria, riuscire a fare memoria, a non dimenticare e poter dire insieme con lo Spirito Santo, nonostante tutto, è ancora tutto vero quello che Lui ci ha detto. Allora buona Pentecoste a tutti voi.